dove mangi, mi fido di me stesso, smesso di farlo con gli altri. They hated me cause they had a dream. I was so young, I was just a teen. The feeling of becoming king and supreme. Guarda, è una bomba, pare il disco. C'è? Eh sì, c'è una voce che sembra il disco. Grazie. Lo sento. Sono stato chiamato a fare un percorso di musica rap con i ragazzi del quartiere e posso solamente condividere con loro le mie esperienze riguardo al rap, su come scrivo, su come mi piace scrivere, cercando di trasmettere piuttosto che il metodo preciso con il quale si può scrivere un testo o eseguire una canzone rap, piuttosto fargli arrivare la passione necessaria per scrivere. Provo a leggermi negli occhi, sono così profondi che se ci guardi dentro poi ci affondi. Sto su una tavola da servo, siete una marea di stronzi. Siete come un miriagono, avete 10.000 volti. A volte mi sento perso, la vita mi vuole che io. Ed ogni volta che tengo, non mi vedo, io resto qua. E poi il secondo pezzo volevo cambiare le parole almeno. Spacco. Sai che ci penso, spacco. Lo fai per l'unità del tuo quartiere, lo fai per dedicarlo a una persona che non vedi, lo fai per celebrare una persona che non c'è più, lo fai comunque per un mezzo. Puoi farla a lieto fine, puoi farla che finisce male, puoi farla morì, puoi farla trasferì. Cioè, la puoi far trasferire in un paese su la luna. Si condivide comunque sia sempre qualcosa di personale quando si tratta di scrivere. Se uno ha qualcosa da dire, le parole si sentono sempre, cioè si arrivano a capire sempre. Però all'inizio è sempre una cosa che si fa per se stessi. È raro incontrare un artista che ti dice io faccio la musica per gli altri. È uno sfogo verso la mia ex ragazza di un anno fa. Io ti ho dato tutto e ti ho protetta da ogni stronzo, ma ora ti vorrei vedere con un peso sull'isonzo. Chiudo gli occhi e dentro, in mondi vuoti e paralleli, senza morti, guerre, stupri, senza ponti e grattacieli. Alto ma non troppo, perché mi spaventa il cielo, ma non credo a chi è lassù, non ho Bibbia né Vangelo. Benvenuti a tutti quanti, è la lampada magica dove incastro i fantasmi, la stoppini tre volte ed escono spasmi ed orgasmi, è negli occhi dei figli dei miei amici randaggi, è l'artista che guarda un albero e vede radici e stefaggi. Quindi per me è un vero piacere presentarvi Robby D, Lexis, Pisiano e Afron. Buonasera! È la mia vita, tutta in salita, yeah. Ammetto che a volte faccio una gran fatica, che vuoi che dica, se prendi la vita come un gioco vincila questa partita. La vita mi vuole che io, ciò che voglio lo tengo, tanto mai tempo, io resto qua a volte, io mi sento perso, penso. La vita mi vuole che io, ciò che voglio lo tengo, non perdo.